Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Visto che nella giornata di oggi ci hanno privato del big match tra Juventus e Inter, ho pensato di fare un nuovo video per andare ad analizzare e a studiare un altro big match di giornata, decisamente, probabilmente, anzi anche ancora più big match di Juventus-Inter, nello specifico sto parlando di Real Madrid-Barcellona. Ci troviamo all'interno di OneFootball che da questa settimana è diventata ufficialmente lo sponsor del mio software, del Superfoglio, quindi per i prossimi 2 mesi OneFootball parteciperà attivamente allo sviluppo del Superfoglio, infatti te la ritroverai qui. Basterà cliccare per accedere direttamente all'app e seguire le partite in maniera live. Allora, andiamoci a studiare questo big match tra Barcellona e Real Madrid. Mi colpiva, ovviamente mancano 7 ore all'inizio del match, quindi non ci sono ancora indicazioni sulle formazioni principali. Mi colpiva, dicevo, un dato in particolar modo. Abbiamo uno dei migliori attacchi, se non il migliore, vediamolo un attimo, il migliore attacco di Spagna, che è quello del Barcellona, contro la miglior difesa di Spagna, che è quella del Real Madrid. Infatti il Real ha subito addirittura un gol in meno rispetto all'Atletico, quindi ci sono, diciamo, anche uno scontro tra due tipologie di gioco particolarmente diverse. Nonostante questo, nonostante siano le due migliori realtà spagnole, hanno già 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici, il Siviglia abbiamo visto sta pareggiando in casa, quindi sarebbe un passo falso contro l'Osasuna non approfittare del big match per il Siviglia. Nonostante questo, vediamo queste due squadre in questo momento della stagione leggermente in crisi. Il Real alla fine ha perso in Champions contro il Manchester City, mentre il Barcellona ha sofferto e non poco a Napoli, contro un Napoli che sì, sta ripartendo, sta, diciamo, vivendo un attimo di tregua, ma veniva da una stagione tribolata, quindi non certo un super Napoli. Quindi sono sia Real che il Barça in un momento non ottimale della loro stagione. Presentato così brevemente il match, andiamoci a vedere i numeri e quello che fa il bookmaker nello specifico sulla partita, se ce la propone in maniera statistica, se ci fa qualche gioco psicologico per ingannarci. Vediamo un po' cosa ci dice su questo match. Allora, io questa l'avevo studiata per oggi e precedentemente per il gruppo dell'area VIP e avevo messo una bombetta sull'under 3,5. Adesso vediamo se, elaborando i numeri in maniera più approfondita, riconfermerei questo esito oppure no. Bombetta, quindi esito rischioso, ma perché ero andato sull'under 3,5? Proprio per la forte difesa del Real Madrid e per il momento leggermente di crisi delle squadre. Solitamente nei big match le statistiche vengono un po' meno, hanno un pochino meno valore perché è più alto l'aspetto emotivo rispetto a quello prettamente statistico. E anche per quello che abbiamo visto qualche mese fa nella Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid, erano due match che dovevano essere da over e gol, invece erano finiti 0-1 e 1-1, se non ricordo male. Quindi ho pensato, ma forse come esito rischioso si potrebbe andare a mettere questo under 3,5. Però analizziamo bene i numeri e vediamo se la cosa è confermata. Innanzitutto l'algoritmo mi consiglia una copertura sulla 1x. L'algoritmo, l'ho spiegato anche in vari articoli, lavora anche sulle sottofrequenze. Cosa sono le sottofrequenze? Sono gli accadimenti, diciamo così, che si verificano al combinarsi di più elementi. Quindi quando
analizziamo solo le statistiche, per esempio la statistica di esito 1 è del 40%, è una frequenza statistica. La sottofrequenza è quando magari all'esito 1 del 40% andiamo a abbinare una quota del 2,25 e alla quota del 2,25 abbiniamo anche l'allibramento al 5,8. Quando abbiniamo quei tre elementi, l'algoritmo ci dice che si verifica prevalentemente una 1x, allora quella è una sottofrequenza. Spiegato brevemente, nell'articolo sul blog dedicato alle sottofrequenze è approfondita questa cosa. Comunque, dicevo, ci consiglia la copertura della 1x anche perché gli elementi sono molto simili tra loro. Abbiamo un 40% per l'1, ma un 33% per il 2, 26% per la x. Elemento che mi piace particolarmente, in questo momento non ci avevo fatto caso quando l'ho studiata in precedenza, è questa x primo tempo addirittura al 49%. Andiamo a vedere giochi sulle quote. Giochi sulle quote non ce ne sono, perché le quote sono mantenute in maniera assolutamente statistica. 2,38 di reale allibrata, 2,25 di apertura e solamente un leggero rialzo a 3,10 per l'esito 2. Dove avviene il gioco del bookmaker è invece sull'allibramento. L'allibramento spagnolo, così come italiano, così come dei maggiori campionati europei, è solitamente intorno al 6,50. Qui lo vediamo bassissimo a 4,48. Cosa significa quando il book toglie allibramento? L'abbiamo detto mille volte. Immaginiamo una maggiore difficoltà anche da parte del bookmaker di individuare come si indirizza il match, quindi non sapendo come si indirizza il match a sua volta non sa dove spalmare maggiormente il proprio aggio, quindi il proprio guadagno, perciò di conseguenza lo abbassa l'allibramento per evitare, nel caso in cui lo mettesse in modo sbagliato, di far troppe perdite, di far guadagnare praticamente noi che scommettiamo. Quindi questo è il senso dell'allibramento basso. Però questo allibramento basso è spostato al 42% sul Barcellona, al 42% sul Real, perdonami, al 30% sul Barcellona. Statistiche sui gol, secondo me, come dicevo, in una partita di cartello di questo tipo diventano meno interessanti, o quantomeno possono essere condizionate. Poi se andiamo a vedere, in realtà sono tutte piuttosto equilibrate, perché per esempio un over 1.5 a 68 è bassino. Se andiamo a vedere le altre partite normali, l'over 1.5 è un esito solitamente molto frequente, quindi lo troviamo intorno al 72-75. 68 è anche basso ed è anche motivato dalla ottima difesa del Real Madrid. Equilibrato il gol al 53%, non particolarmente alto neanche l'over 2.5 al 55%, è veramente molto equilibrata come situazione. Addirittura il gol del Barcellona è solo al 62%, anche in questo caso il 62 è un pochino poco considerando che è il Barcellona, per l'ottima difesa del Real Madrid. Quindi su questa l'aspetto dei gol è veramente difficoltoso da prevedere, per quello che avevo immaginato un under 3,5 al 57%. Potrebbe essere anche individuato come multigol 1-3 al 51%, un po' più rischioso perché almeno un gol dovranno farlo, però ha sempre il limite del quarto, perché comunque under 3,5 e multigol 1-3 non prevedono il quarto gol. Potrebbe essere anche in questo caso una interpretazione. Dai numeri sembrerebbe non il tipico Real Madrid-Barcellona che finisce 2-2 o 3-3. In passato c'è stato, in questo momento potrebbe sembrare di no. Se andiamo ad analizzare l'over,
Ci rendiamo conto che è in leggerissimo rialzo rispetto alla quota vergine di apertura, 1,67 lo rialza, però veramente un rialzo marginale. E rispetto alla quota reale allibrata è perfettamente equilibrato. La quota reale dovrebbe essere 1,75, lui ce lo dà 1,73. È un pochino più basso del 13% l'esito goal, quindi da 1,78 a 1,57, un riabbassamento del 13%, quindi un riabbassamento statistico che fa ben vedere l'esito goal. Quindi diciamo che potrebbe essere un 1-1, anche perché abbiamo trovato equilibrio nella 1x2 abbastanza equilibrata, potrebbe essere un 1-1 che diventa magari 2-1 per il Real Madrid al massimo, perché io il quarto gol da questi numeri non me lo immaginerei. Tenendo l'allibramento così basso, in realtà questa dalla 1x2 diventa veramente da tripla, potrebbe anche finire 0-1 per il Barcellona, però vedendo questo leggero rialzo sull'over, quindi terzo gol, un po' sì, un po' no, mentre discreta proporzione sul gol, quindi gol sì, terzo gol forse, potrebbe essere 1-1, eventualmente 2-1. Forse più per il Real che per il Barcellona, però questa sulla 1x2 è veramente difficile da interpretare, perciò mi lo tengo 1-1 come scelta preferita. Vediamo che Real Madrid non ha mai perso in casa, fa 8 vittorie e 4 pareggi, però viene da un periodo non esaltante perché ha pareggiato in casa 2-2 col Celtavigo, ha perso con il Levante e poi ha perso anche con il Manchester City. Di contro, il Barcellona ha comunque fatto una sconfitta nell'ultimo periodo perché ha perso a Valencia. Però veniva da una serie di vittorie, quattro consecutive, che gli hanno permesso di prendersi anche questi 2 punti di vantaggio sul Real Madrid, anche se non ha brillato in maniera eccellente a Napoli. Quindi, se analizziamo questi numeri qui, questa ultima parte qui, forse il 2-1 si sposterebbe più verso il Barcellona. Però è anche vero che immaginare un Real che subisce 2 gol in casa in questo momento è un pochino difficile, perché se andiamo a vedere i numeri del Real Madrid in casa ha subito solo 0,75 gol, facendone di media 2. Totale dei gol subiti dal Real Madrid è 0,68, quindi veramente molto molto poco. Il Barcellona fuori casa fa 1,50 gol, tende però a subirne 1,42 ed è stata senza segnare solo 3 volte giocando fuori casa. Io, alla luce di tutti questi numeri, l'1-1 è un esito ovviamente rischioso, ovviamente difficile da prendere. Il risultato esatto è probabilmente la cosa in assoluto più difficile da prendere, però potrebbe essere un 1-1. Altrimenti, la bombetta sull'under 3,5 non mi dispiacerebbe, non mi dispiace neanche. Abbiamo visto più volte prenderla sia nel gruppo sia nei video. E in altre analisi, la X primo tempo quando l'esito è così marcato, 49% è un buon esito. Potrebbe essere anche questa una bombetta interessante. Diciamo che è una partita, secondo me, più da bombette che non da esito singolo, fissa e quant'altro. Le bombette sono gli esiti rischiosi con cui componiamo una multipla a basso budget. Quindi questa è un po' la visione. Se dovessi azzardare assolutamente un risultato esatto, proverei a dire 1-1 o anche 2-1, ma non so per chi, se per il Barcellona o per il Real Madrid, quindi mi tengo l'1-1. E altri esiti bombetta, under 3,5 oppure X primo tempo. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.